Tra pochissimo su Telebelluno una nuova puntata di Benvenuti a Tavola ed oggi parleremo di polenta. Ah, Joy, ma questa settimana è la settimana giusta. Giusta, eh? Ah, il tempo fuori. Buona visione da Polzot a Belluno, falegnameria con Lazuol a Ponte nelle Alpi, Unifarco a Santa Giustina. Benvenuti a tavola, ciao. Buongiorno Joy, ciao. Oggi che si fa? Oggi facciamo delle costicine di maiale in umido e le facciamo come mi ha insegnato una mia cliente. Quindi tipico costesine in umido. Sì, io di solito prendevo le costicine, guarda qua, prendevo le costicine, le mettevo su eccetera, lei no, mi ha detto di sbollentarle in acqua bollente per 10 minuti. Ah sì? Sì, aia. Ok, allora, quindi, ingredienti, costesine. Costesine, e queste acqua le lasciamo andare. Acqua bollente e loro vanno, giusto? Per il resto? Per il resto dopo noi abbiamo sedano, carota, cipolla, ovviamente noi li abbiamo già tritati altrimenti la Giulia ci sgrida, un po' di aglio, una bacca di chiodo di garofano, un chiodo, un po' di rosmarino e un po' di salsa di pomodoro, vino rosso per sfumare. Ok, perfetto. Adesso noi aspettiamo che le nostre bambine qua a 10 minuti sono pronte. Tempi televisivi passati. A posto, le nostre costicine hanno bollito. Avranno. E hanno rilasciato un po' del loro grasso, no? Ci mettiamo un po' di olio e mettiamo. Freddo, ti avviso. Sì, così si sgrinfa un manco. E buttiamo le costine. Facciamo i corsi di dialetto. Ricordatevi sempre olio extravergine d'oliva in cucina, a meno che non dobbiate friggere, però ci sono ricette che vanno con l'evo olio, da non confondersi con emo, che è un'altra cosa. Quelli. Esatto, quelli un po'. Ecco, senti lo sfrigolio delle nostre costicine che bisogna rosolare bene. Sfumiamo. Loro sono belle rosso, rosolate. Fate finta. Sfumiamo con il vino rosso. E buttiamo, a questo punto buttiamo il nostro sedano. Sedano tritato. Tritato o grattugiato, come volete. Carote tritate. La carotina, la cipollina, il rosmarino, l'aglietto. E un chiodo di garofano. Pepe. Ok. Rosoliamo bene. Bisognerebbe aspettare un po' che si asciugasse un po', ma noi ci mettiamo la salsa di pomodoro. Ok. Allora, ci mettiamo un po' di acquetta. Ok. Le costesine cosa fanno adesso? Le costesine cuociono 40-50 minuti fin tanto che diventano belle, belle morbide. Coperte o no, Gio? No, direi di no. Al limite aggiungiamo l'acqua, perché non dobbiamo farle lesse, dobbiamo farle in umido. E quindi già sono belle arrostite, quindi va ben così. Con i tempi televisivi ci siamo, questo è quello reale che sta andando, questo è quello che la Gioia ha già preparato. Già preparato, quindi questo è a posto. La polentina l'abbiamo già fatta. Il nostro, ma senti, costesina in umido con polenta è pronto. Che si dice? La polenta è di Edi. Benvenuti a tavola! E noi ci rivediamo domani alla stessa ora. Arrivederci da Polzot a Belluno, falegnameria con Lazuol a Ponte nelle Alpi, Unifarco a Santa Giustina.